Bellissimo colpo d'occhio all'Arena Francesca da Rimini per l'evento Musica in Missione, promosso dall'Associazione Campo Lavoro e dall'Ufficio Diocesano di Missio. Tante persone si sono ritrovate insieme per ascoltare le testimonianze di alcuni missionari riminesi e i canti proposti da un grande coro che ha coinvolto coristi di diverse parrocchie riminesi e che ha saputo con la musica interpretare al meglio lo spirito della serata. La scelta di un luogo in città rientrava nel desiderio di aprirsi ad un pubblico ampio, in un'ottica già missionaria. Non rimanere chiusi nei nostri confini, nel nostro territorio, ma dire che il mondo è un po' più grande di così e che possiamo avere uno sguardo ampio. A portare una preziosa testimonianza di vita in missione, padre Gianni Gattei dal 94 nelle foreste della Papua Nuova Guinea, Antonio Urbinati con la Papa Giovanni XXIII da 14 anni in Bangladesh e in video dall'ospedale di Mutoko Massimo Migani. Io vivo in un piccolo villaggio della comunità dove sono accolti 82 persone, il 70% è disabile, e io sono responsabile di una casa famiglia dove ci sono 9 adolescenti, 11 disabili. Gabriel è un bambino, io l'ho accolto che aveva l'età di 3 anni, è nato con un braccio solo, senza gambe, e l'altro braccio mancato. E quando è arrivato ho visto che era molto attivo, voleva fare, muoversi, e lì gli abbiamo creato una carrozzina su misura con un pedale che così poteva essere molto autonomo, e grazie a lui è nata anche il progetto di creare carrozzine per altri disabili su misura. Un frate missionario mi ha buttato lì la domanda: perché non vieni? E io ho detto: adesso finisco di studiare, poi vedremo. Poi ho fatto il Signore, mi ha mandato laggiù. Io sarei stato bene a Rimini perché mi piace stare a casa, non sono un girandolone, però ho detto: se mi vuole là, vado là. I primi anni ho lavorato in parrocchie, nella foresta, con i giovani soprattutto. Dopo sono diventato direttore delle vocazioni, poi adesso lavoro con i bambini e con i disabili in un centro di lebrosi. Qui arriva un po' anche appunto la mia richiesta di continuare a pensare a noi, e so che la situazione non è facile in Italia, nel mondo, ma a maggior ragione non è facile in questa parte di mondo. E vi posso garantire che qui oggi noi combattiamo con mancanza di personale sanitario, perché stanno migrando tutti verso le zone più agiate, più dove ci sono più opportunità, mancano sempre di più i farmaci, e a chiunque si possa sentire chiamato, come diversi anni fa ormai, e in un qualche modo mi sono sentito io col dito puntato a dire pensaci, ecco, dico pensateci, pensaci, e ne vale la pena.